Buongiorno, allora oggi nuovo videoblog. Cerco di parlare a voce un po' più bassina perché parlo a voce bassa può anche essere un pochettino più rilassante, ecco. Io, come vedete, sono già preparata, sono anche il giubbotto e mi sono truccata, ho messo le forcine, non so se vedete, ho messo le forcine perché la frangetta, ragazzi, c'è la frangetta, il ciuffo che ho fatto non me lo filo, cioè. Veramente, cioè io veramente faccio queste cose e poi me ne pento. Quindi non lo sopporto e devo stare sempre ad acconciarlo. Ho detto vabbè, non sai che c'è di nuovo, mi metto le forcine fin quando non crescono perché orribile. Farò oggi un po' di video organizzazione e sistemazione del mio make-up perché praticamente in questi giorni. Mi dispiace che mi sentite a voce un po' bassa, però poi alzate il volume così mi sentite un po' meglio. Però è anche un po' una modalità ASMR se ci pensate. Io c'avevo già un account Vinted, avevo caricato tanto tempo fa delle cose, poi le ho tolte perché non c'avevo proprio voglia di fare niente su Vinted. Però siccome ultimamente sto comprando varie cosettine, tipo profumini che trovo a un buon prezzo, oppure cosine, una borsetta ogni tanto se mi conviene, e ho detto ma metto anche le cose mie, e così ho fatto, ho messo varie palette, tra l'altro vi lascio il mio Vinted, il mio armadio Vinted giù in infobox, che è Lovely Mary. Ho messo varie palette. Dopo vi faccio vedere quali ho messo. Alcune le ho già vendute. Non pensavo, cioè io non pensavo proprio. Infatti ho detto con mio marito, vabbè, le metto, ma tanto non mi cacano. Vabbè, invece in 2 giorni ho venduto varie palette. Le ho messe comunque ad un prezzo basso, quindi ovviamente uno spende tanti soldi per poi comunque metterle a prezzi bassi, però ovviamente o fai così o non le venderai mai. E ce ne sono ancora altre e penso che ne metterò altre, poi metterò dei rossetti, delle tinte labbra mai usate e poi cosa posso mettere più? Sicuramente qualcosa di abbigliamento, adesso vediamo un po' e magari dopo vi faccio vedere. Così se siete interessate andate a spulciare un po' e poi vi faccio vedere anche un po' di decluttering che ho fatto nella mia collezione make-up perché ragazzi, cioè, voglio smaltire quanto più possibile perché effettivamente io mi trucco sempre così ho un po' più carica, ma comunque ecco, quindi è inutile perché vorrei cercare di liberare un cassetto della mia cassettiera in modo che ci metto dei profumi. Adesso vediamo perché ne ho diversi. E oggi quindi adesso mi preparo, cioè quindi adesso metto le scarpe, scendo e vado alla posta a spedire i pacchetti. Poi che devo fare più? Si va alla posta, vado a spedire i pacchetti, poi vado a prendere un paio di cose che mi sono finite e se riesco passo anche da papà. Io da papà ci vado sempre, tutte le settimane. E niente, quindi questo è quanto. Spero che questo vlog vi faccia compagnia e vi rilassi anche un pochettino nel frattempo. Questo cappotto che ho preso tanto tempo fa, o da Shein, o da Zaful. Poi ho messo questa maglia di H&M e ho messo leggings neri e vabbè, ho ancora le pantofoline, mettere gli anfibi. Poi metto questa qua di Burberry, che è la tracolla. Tra l'altro, ragazzi, su Vinted mi volevo comprare una tracolla di volevo comprare una borsa, una tracolla. Praticamente contatto questa ragazza, gli chiedo varie informazioni,
sta tizia che fa legge e non risponde. Vede i messaggi e non risponde, però la borsa non la vende, non la tiene prenotata. Cioè, praticamente vede i messaggi e non li legge, cioè non li risponde. Allora dico io, levala sta borsa, cioè, se non la vuoi vendere, perché poi è maleducazione, secondo me. Cioè, se uno ti scrive, tu legge e non rispondi, sei una maleducata. Al mio paese, poi, non lo so. Vabbè, io vado e ci sentiamo dopo. Stata a prendere cartoleria. Queste bustine qui per incartare i pacchi di Vinted perché mi ci trovo molto bene con quelle bustine lì. Poi ho preso del pane che ho già mangiato in macchina. Poi da acqua e sapone ho comprato questo. Non so se vedete, è una specie di sapone mani e viso, spuma di champagne con acqua micellare. Sinceramente non l'ho mai provato, però siccome il mio questo qui, vedete questo qui, preso da Yes Style, sta quasi giungendo al termine, ho detto prendo quello e vediamo come mi ci trovo anche perché non l'ho mai provato. Classicissimi fazzoletti perché ho il raffreddore e i miei sono finiti. Poi ho comprato, fatemi pensare, i biscottini preferiti di Camillo. Infatti prima sono andata a casa di mia mamma e glieli ho portati. E poi ho comprato anche questo. Questo è uno shampoo della Mil Mil per, diciamo che dovrebbe essere per bambini, però a me questi shampoo così piacciono perché sono molto delicati sul capello. Mamma che odore! Mi ricorda tipo gli shampoo di quando ero più piccolina. Che bello questo profumo. Sì, sono molto più delicati sulla cute, fanno i capelli più morbidi, quindi a volte tendo ad utilizzarli, come anche per esempio il Johnson Baby. Molto delicato. Pacchetto da Vinted, ho comprato ambra liquida di Erbolario perché l'ho trovata a un prezzo un po' più ridotto e l'ho comprato. Praticamente questo è nuovo, proprio come nuovo. Ho comprato Assenzio, tra l'altro mo sto pensando, mi sono scordata il tappo di Assenzio nella macchina, molto bene. Però che ho fatto? Cioè, mi sono proprio arrabbiata. Infatti, ho fatto anche delle storie su Instagram perché io a questa ragazza gli avevo chiesto se. Sì, mi sono scordata il tappo in macchina. A questa ragazza gli avevo chiesto: il profumo è nuovo? Siccome lei teneva scritto nuovo, però io ce l'ho chiesto. Lei mi ha detto: sì, è nuovo. Fatto sta che. Sì, mi è uscito un brufolo. Fatto sta che quando è arrivato sentivo. Fatto così, ho detto: ma che è vuoto? Allora, che ho fatto lo scartavetrato, non so se vedete, ho pure rovinato la confezione per via sua. E vado a vedere, cioè, guardate, è usato. È usato, cioè, è nuovo dove? Cioè, ma voglio capire che tu, per esempio, te lo spruzzi un paio di volte, vedi che non ti piace e lo vendi. Ci sta, ovvio, penso che lo fanno tutti, la maggior parte. Se no perché vendono il profumo, perché fanno quel paio di spruzzate, vedi che il profumo proprio non ti piace e lo vendi. Come per esempio io con le palette le ho sbocciate un paio di volte, magari l'avrò usate un paio di volte, ho visto che non mi piacciono proprio e le ho messe in vendita. Ci sta, ma qua si tratta proprio che tu le hai usate non una, non due, ma 6 volte, 7, 10, 9, 20 volte, quante volte le hai usate? Cioè, boh, guardate. Praticamente sta qua, cioè non lo so, già sono poche ml, poi tu lo finisci pure e lo vendi, boh. Allora io ci ho fatto le foto, ce le ho mandate e lei mi ha risposto, ah non lo sapevo perché era un regalo di mia figlia. Ma che regali fanno a tua figlia, regali usati? Boh, non lo so. E poi vuoi controllare prima di venderlo e per spacciarlo per nuovo? Cioè io non lo so proprio. Vabbè, comunque questo è quanto. Tra l'altro da Vinted mi devono arrivare anche altre cosettine che ho preso. E poi ho fatto un ordine da Douglas perché c'erano dei saldi. E ultimamente sto acquistando un po' più di cosettine perché in un certo qual modo mi vorrei gratificare. Anche se questa cosa lascia il tempo che trova, però ogni tanto ci sta. E
Tra poco vi faccio vedere le cose che ho messo in vendita e voglio declaterare. Io qua dentro ho un sacco di palette, queste qui io me le tengo perché mi piacciono abbastanza, cioè mi piacciono, devo dire la verità. E quindi queste sono tutte palette che tengo. E forse vorrei, sono indecisa su questa qui di Nabla, che è la Poison Garden, che ho usato 2 volte in croce proprio. Aspettate che ve la apro, se riesco. Sarebbe questa qui. E vabbè, questo lo devo un po' pulire, però io l'ho usata forse 2 o 3 volte, non di più. Sono un po' indecisa perché questi colori qua, tipo questi dorati, questi fucsia, questo blu, quest'altro, cioè io non li uso. Quindi forse questa palette penso che adesso vedo quasi probabilmente la darò via. Adesso vediamo. La Poison Garden. Poi vabbè, ho questa Dreamy che mi piace, quindi me la tengo. Queste di Too Faced me le tengo. In realtà vorrei dare via anche queste qua, ragazzi, cioè che sarebbero quelle di Charlotte Tilbury, perché mi rendo conto che non le sto proprio utilizzando. Però questa non penso che la posso mettere perché questa palette mi è arrivata rotta, cioè quando io l'ho ordinata, quando mi è arrivata a casa, questo ombretto è arrivato sbriciolato e ho letto che a tante ragazze, cioè ho visto delle recensioni proprio su YouTube, che tante si lamentavano che questa palette in particolare arrivava con questo ombretto un po' smaciullato. Quindi penso che non la posso vendere. Però se qualcuna di voi è interessata alla palette, perché io questi colori sono talmente chiari per me che sono troppo chiari per me. Cioè, questa terra è abbastanza carina. Cioè, la palette è bella, è valida, è di ottima qualità. Però secondo me sta bene una ragazza che c'ha, vedete? Sta bene una ragazza che c'ha una carnagione un po' più chiara della mia. Se vedete, ma c'è ancora la plastichina sopra, che è proprio come nuova praticamente. L'ho usata, se esageriamo, l'avrò usata tipo 8 volte. E questo colore è molto bello. Diciamo questa palette è un po' più estiva. Infatti spesso l'ho usata in estate. Anche questa sono un po' indecisa. Questa forse me la tengo. Però l'altra, ragazzi, non vorrei venderla. Non ha già quel colore. Beh, se siete interessate fatemi sapere. Penso forse l'avrò pagata sulle 65. Comunque non mi rimborso manco Charlotte Tilbury, vabbè. Ovviamente non la metto a quel prezzo. La devo per forza svendere tantissimo, quindi vabbè. Fare una cernita in questi rossetti pure là fuori. Qua vedete ci stanno tanti rossetti là, qua, poi qua fuori a tutto pure altri. Qui dentro ci sono dei rossetti liquidi mai usati, qui questi mai usati proprio, quindi metterò in vendita sicuramente. E poi anche da qui vedete in questo cesto qua dentro, là sopra, vediamo un po'. Qui da questo lato ci stanno tutte le palette che devo vendere. Queste, per esempio, queste me le tengo, queste invece le vendo. Ho messo già in vendita questa Naked Cherry, la Neve Cosmetics, elegantissimi, mai usata. Questa che l'hanno già comprata. Devo spedirla questa qui. Questa vabbè, questa per esempio è da contouring, l'avrò usata tipo 3-4 volte. Infatti, come vedete, è in crema, quindi anche se in crema, cioè soprattutto quando sono in crema, quando le toccate si rovinano, però in realtà io non l'ho proprio usata. Però sta palette è una palette che secondo me è adatta a chi trucca. Per me non è adatta. Poi ho messo in vendita la Good Trip di Mulac, la Sassy di Mulac che non uso, questa palette, la Cocoa Blend di Zoeva, come nuova proprio, una di Smashbox, questa è bella, questa qui, messa in vendita, con prezzi molto ridotti. Ho messo questa qui di Goovy.
vedete, questa di Goovy, anche questa in vendita. Poi ho messo queste due palettine di We Makeup da viaggio, ho messo quest'altro ombretto, questo l'ho messo proprio in super sconto, tipo a 2 euro, super luminoso questo di Mulac, però c'ho tanti colori simili quindi non lo uso mai. E poi ho messo queste tre palettine insieme di Slick, queste proprio le vendo insieme di Slick. Come vedete sono tante tante cose che io non uso. Ok, poi voglio vendere, però prima di vendere vado a fare una bella lavata di tutto, perché meglio fare rinfrescare le cose, lavarle, profumarle, poi gli altri sicuramente le rilaveranno, però io voglio dare le cose per bene. Voglio vendere questi due cappellini, questi due berretti Adidas, uno blu, uno azzurro e uno verde. Questi veramente sono come nuovi, ce li comprammo io e Amy, questi sono unisex, ce li comprammo io e Amy, ma ce li siamo messi tipo un paio di volte, massimo 3, così. Però li do via. Forse vado a vendere anche qualche altro berretto che tengo, che non metto, forse penso che lo faccio, adesso vediamo un po'. E poi metterò in vendita, non so se mettere forse in vendita anche delle scarpe tipo Nike nuove, che non ho praticamente quasi mai messo, e delle Adidas, vediamo. Poi, con grande dispiacere, metto in vendita, veramente mi dispiace tanto, però vabbè, ho sbagliato io, perché sia di questo Adidas, vedete, che di questo Nike, io li avevo comprati da Asos, mi piaceva averli, mi piaceva, non li avevo mai provati, ho detto vabbè, però ho sbagliato io, perché io prendo sempre una taglia in più delle cose strette, cioè delle cose aderenti, tipo i leggings, tipo le calze, tipo le mutande, tipo i pigiami. Prendo sempre una taglia in più della mia perché non sopporto le cose addosso che mi stringono, che mi costringono, mi fanno sentire un insaccato, non lo so, mi fanno sentire proprio come se tipo uno mi strangola, così. Infatti, se ci fate caso, io raramente metto accessori, raramente metto, quando mi vesto metto la cinta, raramente metto le cose strette qua sul collo, perché anche il reggiseno, per dire, io non lo metto se non quello lì a fascia, perché sennò mi sento di morire. Il problema è mio, perché invece di ordinare una S ho ordinato una XS, che è la mia taglia effettivamente, però io tengo questa cosa e quindi non posso sopportare. E non ho potuto fare più reso perché giustamente le ho messe, però ragazzi mi piange il cuore, ma vabbè. Sarebbe questo leggings di Adidas, questo qui, bellissimo, è molto bello questo leggings. E poi questo meraviglioso leggings di Nike, cioè questo veramente mi piace tantissimo, proprio come vi fa la silhouette, come vi sta sul sedere, sulle gambe, è bellissimo questo. Infatti questo me lo vuoi, quello sicuro lo vendo, quello Adidas. Ma questo Nike, prima di venderlo me lo riprovo, così sono sicura che lo posso dare via. Ma questo ragazzi è meraviglioso, infatti questo forse lo prenderò poi una taglia in più. Vediamo, vediamo, però ovviamente prima di darli li lavo, però mi piange il cuore, ma che devo fare? Se le cose non le metto è inutile, anche perché uno ci ha speso i soldi, è peccato. E niente, questo è quanto. Se siete interessati comunque poi trovate tutto su Vinted, trovate anche questi, che sono i color tattoo di Maybelline, e questo di Kiko. Questi li do alle mie sorelle perché sono usurati e quindi non mi va di venderli, giustamente, però non posso venderli perché, vedete, sono usati. Li ho usati in questi giorni su di me per vedere se mi trovavo, ma ho capito che non sono prodotti che uso e quindi devo toglierli. Sono molto belli però, quindi le do a loro. Anche perché l'altro giorno ho declatterato le robe loro e ho detto ma vi porto cose nuove, infatti già ci ho portato dei pennelli perché i loro facevano schifo e quindi li ho buttati, erano vecchi, e gli ho dato dei miei e gli porto anche queste cosine qua. Per vedere che su Vinted, come vedete, ho venduto varie palette. Per esempio ho venduto la Naked, bella, però ragazzi non l'ho mai usata, proprio
se non una volta, forse per fare un video, e un'altra volta poi mi sono resa conto che è stato un acquisto proprio no, come la Huda Beauty, questa qui, vedete la new nude di Huda Beauty, anche questa veramente un acquisto, cioè sono bellissime palette per carità, belle, scriventi, tutto quello che volete ma mai usate. Poi ho dato via anche questa, che era quella di Fenty. Bella vita, perché anche questa mai usata, questa proprio mai usata, mai. Infatti c'era ancora la pellicola da sopra, perché veramente un peccato, come questa qui, che presi praticamente una palette che faceva un influencer che seguivo, che adesso non seguo più, sempre di un'altra palette sempre di Mulac, poi un'altra di Mulac, un'altra Naked, questa è la Naked It. Anche la Naked It, diciamo, è una bellissima palette di colori tipo vedete così, però ho una palette di Natasha Denona che ha dei colori similissimi. Questa non l'ho mai usata più di 2 volte, e poi avendone tante, davvero io ce ne ho ancora tantissime, però ovviamente non le vendo perché a certe ci sono affezionata, a certe mi piacciono, le uso. Altra di Mulac, poi ho venduto questa qui piccolina di Diego Dalla Palma, la collezione di Belen, mi sembra. Poi ho venduto anche la Shade Light Eye di Kat Von D, bellissima palette, però non lo so, io non sono un amante dei matte, ma comunque ho tantissime palette matte. Questi glitter pressati di Mulac, ombrettino di Fenty, bellissimo, il Kilowatt qualcosa, però non lo usavo mai. E infine ho venduto anche questa di Mulac da Contouring che vi dicevo prima. Come vedete mi sono pigiamata, ho messo il pigiama, poi ho messo la vestaglia. Mi ci sto trovando proprio bene con sto coso, non so se vedete, aspettate lo faccio vedere meglio. Carrellino girevole di Shein, quello che vi ho fatto vedere in qualche scorso video, a parte che ho recuperato tantissimo spazio, cioè perché ho messo tante cose qua, ho liberato cose che ci stavano qui e le ho messe, cioè gli scomparti che tenevo qua sopra con le creme, che sarebbero tipo quelli, tipo scomparti tipo questi qua di Ikea. Qua ci ho messo degli ombretti che voglio provare, qua ci sono tutte cose che voglio usare, voglio provare, che sto utilizzando, spugne che utilizzo, correttore, questo qua che sto per finire, questi mascara che sto per finire, creme, qui ci sono, vabbè, le creme tipo per le imperfezioni, poi abbiamo tipo creme contorno occhi, e poi qui ho messo tutti i matitoni che utilizzo sempre, e tutti i mascara aperti quasi finiti che voglio portare a termine, la crema che sto quasi per finire, questa qui, il siero che sto usando che mi piace tantissimo, quest'altro siero, la vitamina C, anche questo lo sto usando, di Face Theory. Poi questo siero della poi questo siero della Complex alla bava di lumaca, che è praticamente finito quasi. Quindi avete tutte le cose a portata di mano, ottime per finirle, per tenerle sott'occhio. Poi qui ho messo tutti i fondotinta che sto utilizzando in questo periodo, tra cui questi due che sono, questo è quasi finito, questo qua di Essence è praticamente finito, quasi. Questo invece lo sto usando, sono arrivata qui. Poi vabbè, altri che devo usare. Qui ho questa crema, anche questa è quasi finita.
Orribile questa crema, non mi piace per niente. Questo è quasi finito, è un primer. Anche questo primer quasi finito. Questo correttore di Primark che non mi piace per niente. Poi qua invece tutte le cose che uso per le labbra, quindi scrub, volumizzante labbra, balsami e lip oil di Chiclem, ottimi. Qui ho un'altra crema pronta a finire. Poi c'ho quest'altra crema di Festiori, buonissima anche questa. Poi lì fuori c'ho un siero illuminante di Essence Style, buonissimo. Qui invece ho i miei due fix spray per il trucco e due deodoranti. Qui invece ho una cipria di Too Faced, anche questa che sto per portare a termine. Qui ho un mio blush che ho messo in questa tazzina, però sta proprio per finire. E poi lì ho un altro fondotinta che sto utilizzando, un primer di Essence, e questo è un contouring di Chiclem che voglio finire. Quando tengo quel coso sono veramente contenta, perché a parte piace anche a Amy, ha detto è troppo, cioè, secondo lui è veramente comodo, abbiamo recuperato spazio e parte non costa nemmeno tanto. Infatti vi lascio comunque sempre l'info box di Shein, perché il link è il codice sconto di Shein, perché approfittatene perché secondo me è ottimo.